Buonasera, torna alla finestra sul territorio come ogni venerdì sera per discutere dei temi del nostro territorio dell'Alto Tirreno Cosentino. Questa sera ci occuperemo, come avrete visto anche dal cartellone a fine sigla, ci occuperemo della scena musicale del Tirreno Cosentino. Vedremo insieme agli ospiti che abbiamo chiamato qui con noi in studio questa sera se è il caso di poter parlare di una scena musicale sul Tirreno Cosentino, ma senza perdere tempo vado subito a presentarvi i nostri ospiti nel nostro salottino. È con noi Egidio Amendola, Art Director di Suoneria Musicale, sede a Fuscaldo e la Mezza Terme, casa di produzione e anche tant'altro. Buonasera. Buonasera. E poi subito dopo a sinistra Fabrizio Lafauci, batterista di Belvedere Marittimo. Buonasera Fabrizio. Buonasera. E infine con noi il chitarrista di un gruppo storico del Tirreno Cosentino che si è riunito proprio nelle scorse settimane, Enzo Gabriele, chitarrista delle Tarme. Buonasera. Buonasera. Come nostra abitudine, prima di iniziare a discutere dei problemi che riguardano questo particolare mondo della musica del Tirreno Cosentino, una scheda realizzata dalla nostra redazione. I musicisti, le sale prove, i palchi e il Tirreno Cosentino in musica, una scena composita, quella che si affaccia sulla riviera dei Cedri all'ombra dei rilievi del Parco Nazionale del Pollino. Una scena musicale fatta di semplici appassionati, per lo più giovani asserragliati con chitarre ed amplificatori nei garage e nelle cantine, e da interpreti della musica ad un livello superiore che di una passione provano a fare una professione. Dunque un lavoro e, come molte altre attività professionali, anche qui non è affatto semplice riuscire nell'impresa, per alcuni del tutto impossibile. Qualcosa di simile è riuscito ai Calamo di Scalea, nati nel 2005 e propositori di un percorso musicale radicato alla tradizione musicale calabrese, contaminato dai nuovi generi musicali con testi in dialetto che affrontano tematiche sociali, politiche e culturali della Calabria. All'attivo per loro diversi album e concerti che anche quest'anno li portano in giro per l'Italia con incursioni anche oltralpe in Spagna e in Germania. Percorrendo da nord verso sud la costa troviamo centri di interesse musicale per lo più concentrati nell'area Tortora, Praia, San Nicolo Arcella e Belvedere Diamante. Nella prima area, con i molteplici progetti dei fratelli Fulco, Econuel e Proteus, gli On Party di Leon Pantarei, gli Edenfors e una discreta rappresentanza di musicisti jazz come Umberto Napolitano e i suoi EOS. Più a sud invece, con il progetto pop di Rosa Martirano e Roberto Musolino di prossima uscita, Omasen Tango, il raffinato trio a metà strada tra il tango ed il jazz, con il fisarmonicista Salvatore Cauteruccio, il contrabbassista Sasà Calabrese e il batterista Fabrizio Lafauci. Un'elencazione non esaustiva e che deve anche tenere conto della presenza di molte altre anime musicali, bande ed orchestre di paese, cori polifonici ed ensemble di strumentisti vari, fino ai tentativi di mettere insieme musica e poesia, come di recente ha fatto l'associazione musicale Josef Leichtentritt di Tortora. Insomma, sul territorio la musica non manca in termini di interpreti, di generi e di idee, ma si può parlare di vera e propria scena musicale del Tirreno Cosentino e di musica su questo territorio? Si può vivere? Dunque il servizio che si concludeva con due domande che rigiro subito a Enzo Gabriele. Esiste una scena musicale del Tirreno Cosentino e c'è la possibilità su questo territorio di vivere, diciamo così, di musica? La scena musicale sull'Alto Tirreno Cosentino esiste già da tempo, ma direi da tempi anche molto lontani. Già nel 66 qui c'era un fermento, soprattutto a Praia c'era un fermento musicale, Praia, San Nicolo Arcella, Scalea, Diamante, c'era già allora c'era un grande fermento musicale. Beh, quelli erano periodi un po' diversi, meno preparazione musicale, ma molto istinto, molto pathos. Oggi è cambiata, naturalmente, c'è molta più preparazione musicale, i musicisti della zona, io ne conosco qualcuno, sono ben preparati teoricamente, tecnicamente. E quindi esiste anche della qualità che purtroppo non riesce a venire a galla come dovrebbe, insomma, perché penso che ci sono elementi che meriterebbero molto, molto di più di quanto riescono ad ottenere, diciamo, nella zona.
Sempre con Enzo Gabriele, io so per conoscenza personale che lei ha dedicato molto allo studio della musica, allo studio della chitarra e anche diplomato al conservatorio, ha sempre affrontato, diciamo così, con professionalità il suono della chitarra, ma poi ha deciso di fare altro come mestiere. A suo giudizio, perché non si riesce? Perché questa ci sembra un po' la sintesi. A vivere di musica sulla terreno. Io ho fatto una scelta ben precisa, è vero. Io ho fatto il conservatorio in Brasile, l'ho fatto a Fortaleza. Devo correggere, non mi sono diplomato, perché anche questo fa parte, non lo ritengo importantissimo. Ritengo importante imparare, suonare, non è il titolo, insomma, che poi ti fa esibire. Beh, per quanto riguarda me il discorso è un po' particolare, io amo moltissimo suonare, amo moltissimo la musica, ma non ho mai accettato le condizioni, il condizionamento che poi, diciamo, esiste per poter uscire fuori, per potersi esibire, perché si è sempre moltissimo condizionati, soprattutto in un posto dove non c'è, diciamo, molta possibilità di esibirsi, e quindi, come dire, se la domanda di esibizione è scarsa e l'offerta è tantissima, si è ancora di più soggetti a grandi condizionamenti. Quindi io ho insegnato per molti anni al centro di avviamento allo sport a Tortora, con gran piacere. Ogni tanto continuo ad insegnare chitarra, lo faccio a titolo gratuito solo se trovo, se il mio interlocutore, l'allievo, l'alunno è veramente appassionato e volenteroso, ce n'ha veramente voglia. Io ho fatto questa scelta, ma perché, diciamo, ho avuto altri sbocchi economici, per cui, diciamo, che mi sono permesso il lusso di suonare esclusivamente per divertimento, ma anche perché ritengo che si riesce a dare il massimo quando non si è costretti, voglio dire, alla paga. Questo è quello che penso effettivamente della musica. Se si riuscisse a suonare senza condizionamenti sarebbe l'ideale. Io ho scelto di fare così. Suono quando ne ho voglia, come voglio io e dove voglio io. Rigiro gli stessi quesiti allora a Fabrizio La Fauci. Si può vivere di musica? Beh, sicuramente è difficile. Beh, come dice il collega, insomma, l'aspirazione sarebbe proprio quella di riuscire a suonare senza pensare al soldo, purtroppo. Però diciamo che un po' di lezioni, suonando con Dio, poi suono con diverse situazioni, per quello uno si deve accontentare. Poi per fortuna la Calabria ci offre tantissimo, almeno uno riesce a mangiare con poco, perché io ad esempio vengo da 25 anni che sono stato a Roma, insomma, che è un'altra realtà, e sicuramente tornare qua sembra un po' tutto più facile. Poi vabbè, musicalmente ancora forse, diciamo, come dire, non so, forse è in crescita, va? Speriamo insomma che sia su questa direzione. Resta sempre comunque che il fatto che in altre zone geografiche d'Italia, adesso mi viene da pensare ad esempio al Salento, hanno magari cavalcato l'onda di un genere in particolare, mentre anche dalla ricostruzione della scheda abbiamo visto che da Tortora poi fin giù a Fuscaldo Paola ci sono tante anime musicali, vengono esplorati quasi tutti i jazz, si va dal heavy metal, insomma, diciamo così, giovanile, fino a un certo buon livello di musica jazz. Forse secondo te questo può influire sulla scena, sulla nascita di una scena, diciamo così, uso un termine brutto, etichettata in qualche modo come Tirreno Cosentino? Ma sì, noi abbiamo questa realtà, insomma, anche di questo festival, che è il Festival del Peperoncino, che insomma sono un po' di anni, che forse è il decimo anno questo qui che c'è, che sta a parte portando un po' di artisti, insomma, da tutta Italia, anche dall'estero, però fa riconoscere tutti coloro, cioè, diciamo, musicisti calabresi che fanno buona musica jazz. Speriamo, nel senso, bisogna essere ottimisti, ecco, sicuramente il panorama non è dei migliori, ci sono molti musicisti
La cosa è bella per questo, anche per quello io sto qui, però insomma è difficile, difficile. E sempre su questi quesiti, rimaniamo in questa prima parte della trasmissione, lo chiedo anche ad Egidio Amendola, innanzitutto faccio ammenda, prima ho detto suoneria musicale, invece suoneria mediterranea, sì. Dal punto di vista di chi la produce, diciamo così, la musica e la promuove, si può vivere di musica sul Tirreno Cosentino? Ma io farei... Sono d'accordo con quello che hanno detto i due colleghi, però farei una certa tipo di premessa prima di parlare poi di quello che sono i generi e il fatto di suonare o di viverci o di guadagnarci. Il problema è che anche a livello nazionale c'è un problema culturale. Questo è sempre stato, se posso deviare un attimo dal territorio, è sempre stato un paese, l'Italia, che è stato incentrato sulle voci. È il paese delle voci. Abbiamo visto tanti gruppi che si affacciano al successo e vengono poi sistematicamente tagliuzzati e far fare la carriera solista del gruppo, che sarà sicuramente il cantante. Se poi suona uno strumento, bene per lui, se no i musicisti sono sempre stati in ombra. Noi abbiamo una sfida, chiunque, chiedendo a chiunque, sappiamo perfettamente chi è l'uno o l'altro cantante, se chiediamo con chi suona non ce lo sanno dire. Tranne Saturnino, che può essere il bassista di Jovanotti, o altri elementi che si sono caratterizzati forse più per la figura carismatica che per il ruolo di musicista. Parlo per il pubblico, non certo per noi musicisti o noi del settore, perché sappiamo anche poi valutare tanti altri aspetti. E questo problema culturale nel sud, secondo me, è ancora più pronunciato, ma fino a Roma mi posso permettere, avendo avuto esperienze anche lì, dove praticamente il problema culturale fa sì che sia chi fa suonare, in questo caso i locali o le associazioni, o chi compra la musica, si riferisca ad un target interno, culturale e quasi tradizionale, nel senso i Calomo fanno musica tradizionale, il jazz è uno standard di genere conosciuto in tutto il mondo, cioè si tende a dare più attenzione, più mezzi a coloro che il pubblico riconosce come valori interni, più che dare un occhio alla sperimentazione, cioè a chi si muove oltre, che poi è il senso della musica, è quello dell'esplorazione interiore, la capacità di emozionarsi nello scrivere la musica, nel suonarla e nel proporla agli altri e valutare tutte le differenze di impatto e di emotività che ci possono essere. Purtroppo fino a Roma c'è questo problema che la gente, per darti fiducia, soldi o mezzi, ti va un attimino a dare delle limitazioni di cui si parlava prima, delle condizioni affinché ci sia questo sfatare, la paura della novità. Ed è una cosa che secondo me è sbagliatissima ed è quello che poi genera la missione di suoneria mediterranea che rappresento oggi e di cui magari parleremo più. No, parliamone anche adesso, perché mi è sembrato molto curioso. Io faccio ammenda, ammetto di non aver conosciuto l'esistenza di suoneria mediterranea se non nell'occuparmi di questa trasmissione, e penso che sia l'unico esempio di casa produttrice istituzionalizzata su tutto il nostro territorio. Qual è un po' la storia di suoneria mediterranea? Ma suoneria sono 5 anni che adesso vive e combatte per noi e non solo per noi. Ed ha avuto una serie di passi molto importanti. È partita come uno studio di registrazione a Fuscaldo, si è evoluta con una seconda sede a Lamezia e si è evoluta sia nei contatti che nella capacità di gestione e nei servizi che offre. Adesso abbiamo anche una sezione di videomaker per i videoclip dei gruppi. E abbiamo poi non so le altre realtà, ce ne sono diverse come case di produzione sicuramente sparse nel territorio, poche. Che non sto qui a giudicare, però diciamo che il nostro staff è quello che è più orientato alla cura dell'artista e di dargli i mezzi a livello di informativo, perché l'informazione è tutto, come dicevi anche tu, giustamente conoscere le situazioni e le possibilità, e poi una volta dentro conoscere tutta la serie di informazioni che permettono di andare oltre quelle barriere di cui facevano prima accenno i colleghi, e trovare le varie possibilità di sbocco. Noi tramite l'occhio che abbiamo a livello internazionale, nel senso andare oltre quello che può essere la produzione italiana con i limiti e le condizioni
italiane, dando all'artista sia un prodotto e un'assistenza sulla canzone in sé, sulla registrazione, sulla post-produzione, il master, fino a una grafica del disco altamente professionale e competitiva seguendo gli standard di packaging o di grafica, fino al videoclip, che poi è quello che ti apre le porte per presentarsi a un livello molto più credibile, perché purtroppo, io lo dico da art director, purtroppo mi piange il cuore, ma la realtà è quella che vedo, me ne assumo la responsabilità. Spesso i prodotti che vengono offerti ai gruppi non sono professionali, cioè si tende a fare una sorta di ok, non ne capisci, allora ti do una cosa così, non è una cosa corretta né per l'artista né per chi fa il lavoro. E soprattutto non è poi funzionale nel momento in cui l'artista si presenta con queste cose che sono spesso e volentieri a proprio carico, se escludiamo i musicisti che insegnano, se escludiamo i didattici, quelli che sono al conservatorio o i jazzisti in questo caso, gente che comunque ha studiato, ha scelto una via, ma c'è tutta un movimento underground giù, senza nulla togliere ovviamente a chi della musica ha fatto una ragione di vita, c'è chi nel movimento underground, e sono proprio tanti i gruppi che io ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere, di vedere suonare in tutto il territorio, che hanno una propria produzione seria, fatta bene, innovativa e con una serie di emozioni che non vedo nella struttura italiana al momento, che è seriamente condizionata negli ultimi anni dai talent show, che tutto fanno tranne che spingere l'artista a tirare fuori qualcosa se non la voce. Ci sono una serie di autori che hanno le canzoni scritte a tavolino, che tutto posso dire personalmente, può essere una cosa che non rispecchia assolutamente il resto del paese, però mi sembrano tutte la stessa solfa e nessun elemento a livello di testi, a livello di esperienza, a livello di sonorità che possa, ecco, favorire uno sviluppo della musica o di chi la suona. Hai toccato sicuramente un tasto sensibile, quello dei talent show. Fabrizio, spopolano ormai in televisione questi gruppi o soltanto cantanti che riescono poi ad arrivare anche a Sanremo, ad alti livelli, proprio passando attraverso questi talent show. Qual è il tuo giudizio? Il giudizio di una persona che comunque ha fatto la sua gavetta per arrivare poi dove si trova? Sì, beh, è beccato la persona forse sbagliata, perché io li odio questi... No, generalmente il giudizio poi si divide tra chi li considera comunque dei prodotti affidabili e chi insomma li critica per gli aspetti, guarda, che ha sottolineato anche Gidio. La cosa che a me dà principalmente fastidio è che una volta uno arrivava in televisione dopo aver fatto gavetta, dopo aver studiato, aver imparato, aver fatto esperienze e tutto quanto. Adesso invece è il contrario, cioè si va prima in televisione, direttamente lì si fa esperienza e dici, si diventa famosi. Per quanto tempo poi non si sa. Si viene confusi da tanti meccanismi che sicuramente lui forse meglio di me, insomma, sa, però ti distoglie da quello che realmente poi è se tu veramente hai qualcosa da dire, insomma. Talk show non lo so. Cioè, conta ancora secondo te fare innanzitutto tutti i passaggi, prima la saletta da ragazzino, sì, poi i concerti, me, poi casomai approdare a un mezzo così ampio come la televisione? Secondo me sì, vabbè, di base forse deve anche cambiare la televisione, che in generale in Italia va veramente male, insomma, secondo me. Sembra un po' pessimista, lo so, però purtroppo è una realtà, non è un... Ma certo, è anche una tua libera opinione, quindi... Sì, certo, certo. Io, se mi posso permettere di sposare la causa di Fabrizio, il fatto che non è che ognuno di noi debba giudicare sull'operato dei talent show, si giudicano da soli, nel senso... La durata, qui faceva riferimento a Fabrizio, è un anno, ma non la dico io, non la dice lui, è quello che è. È un tale show della De Filippi, una persona esce, vince, quello che vince va a Sanremo, statisticamente vince anche a Sanremo, tranne quest'anno. Esatto. Io ho dovuto vederli perché poi fa parte anche un po' del mio lavoro. Ho visto una scena, se posso, certo, raccontarla brevemente, quando per me già è assurdo, vedevo X Factor, era già più credibile, comunque un artista faceva il suo percorso, alla fine si portava un inedito scritto con il maestro Fabri della PFM, scritto insieme, quindi si dava anche un'esperienza con un grande artista. È uno scambio che c'era per fare un singolo che poi nel momento in cui si vinceva si aveva un contratto e di lì comunque si dava un'esperienza.
L'esperienza della De Filippi, non sono qui a tirare le parti di nessuno, penso siano sbagliati tutti e due. Ho visto la consegna del CD dopo 3-4 singoli dati a un gruppo, il ragazzino che aveva nella sala il CD a cui non aveva suonato niente, non aveva messo le mani, non sapeva la grafica, non sapeva niente, era andato in studio, aveva cantato due testi dati a lui da una canzone scritta da altri e lì si meravigliava. Magari fa audience il fatto che il ragazzino si mette a piangere davanti al proprio disco, ma per noi musicisti fa ribrezzo il fatto che esca un disco e l'artista non ha preso parte a nulla se non a un paio di sessioni di registrazione. Credo che sia devastante per la preparazione di un artista e per l'esperienza dell'artista, che è quello che poi fa il fondamento della musica. Per questo tutti i prodotti sono stereotipatissimi. Enzo Gabriele, è troppo facile passare attraverso queste macchine sforna artisti, così alcuni le chiamano in maniera spregiativa. Guarda, lo dice la parola stessa, talent show, cioè è uno show innanzitutto. Loro non sono alla ricerca del vero talento, cioè loro sono più che altro alla ricerca del personaggio, come si presenta, se fa audience, se incuriosisce. C'è anche naturalmente la qualità della voce, non è sempre così, guarda, moltissimi di quei ragazzi, io ho avuto alcune puntate, le ho seguite, moltissimi ragazzi si vedeva proprio che avevano studiato, che avevano un'impostazione, che respiravano col diaframma, che sapevano come affrontare un palco, che conoscevano i principi della respirazione. Bisogna dire una cosa, molti si mettono a cantare anche convinti di avere il dono da Dio, cioè Dio ci dà il dono e poi bisogna imparare la tecnica, perché ancora moltissimi, bisogna dire anche questo, c'è anche molta approssimazione, cioè moltissimi pensano che cantare è un dono di Dio e basta, non è così. Ci sono ancora oggi, io vedo artisti che si fanno, diciamo, fanno visite accuratissime per capire a che punto stanno le corde vocali e come meglio sfruttare, da questa visita accuratissima, come meglio sfruttare le qualità di questa voce, quando andare in falsetto, quando cantare di gola, quando di petto, quando di testa, quando passare in altezza, quando si comincia ad alzare verso il pentagramma, quando passare dal petto alla gola per non sbagliare, e come passarci, cioè non è vero, moltissimi ragazzi erano preparati, si capiva che erano magari poco dotati, ma avevano studiato, moltissimi sono personaggi, poi c'è chi colpisce, io faccio difetto per il nome, me ne scuserete, io mi ricordo la prima edizione, ha vinto una cantante bassina, non mi ricordo come si chiama, perché io sono totalmente ignorante. Sì, però l'ho vista la prima volta, l'ho vista e l'ho sentita dire, ah, ho detto questa qua vince, ma non perché c'aveva qualcosa di particolare, di speciale effettivamente. Era una che cantava da tempo, appaiono come dei ragazzini sprovveduti, ma spesso dietro ci sono anche tanti sacrifici. Questa faceva la cassiera, me lo ricordo ancora, la cassiera in un supermercato. Non è sempre così, ma naturalmente la televisione deve fare audience, la televisione poi, diciamo, che ci fa tutti i rigori e magari, se possono, portano avanti non tanto il vero vero talento, ma chi più ha personalità, chi più ha carisma, che... E chi sfonda un po' come andare a cercare attraverso questi, questo mi riaggancio a quello che dicevo prima, uno show. E poi uno decide di suonare per il gusto di suonare, per emozionarsi ancora, sperando di emozionare, perché poi il trucco sta tutto quanto lì. Se riesci ad emozionare e ad emozionarti prima di emozionarti e emozionare qualcuno, sei bravo. Se non emozioni nessuno, non sei bravo. E può essere anche questo allora un motivo per il quale da questo territorio lancio un po' una provocazione: come mai da questo territorio non è uscito, che ne so, faccio un esempio, un Rino Gaetano, un musicista o una cantante, un gruppo che sia riuscito ad andare oltre, insomma, quello che è il livello a metà strada tra il professionismo, chiamiamolo così, e il dilettantismo? Fabrizio.
Ma anche ad esempio Sergio Cammariere comunque è della nostra terra. Anche sì, lui. Sì, no, ma ce ne sono tanti altri. Io parlavo, rimanevo molto sul nostro territorio, cioè dei paesi da Tortola fin giù a Fuscaldo Paola e poi un po' all'interno. Eppure, come abbiamo detto fino adesso, ce n'è tanti musicisti, cioè, ci sono anche dei begli esempi. Sì, non lo so, forse voleva rispondere. Per come anzi, perché... permetti. E non so se ricordate, c'è stato il periodo dei genovesi, c'è stato il periodo dei romani, c'è stato il periodo dei bolognesi. C'è sempre un periodo in cui non si capisce perché, un territorio comincia a tirare fuori degli artisti bravi, validi, che piacciono. Niente nasce naturalmente per caso, evidentemente, anni prima si è creato piano piano la cultura e una scuola. Devo dire che noi forse 68-69 fino al 72 noi abbiamo sfiorato, perché questo era un territorio con un grande fermento dove nascevano musicisti. Io me ne ricordo tanti, anche molto bravi. Devo dire che dopo 40 anni noi ci siamo esibiti, naturalmente per il piacere solo di farlo, non c'era niente, ma con grande soddisfazione. E non perché la gente cerca le cose vecchie, perché noi abbiamo suonato musica, sì, del 70, ma anche attuale, quindi non vedo, diciamo, questo non significa che la gente si ricorda di quando suonavamo, no, ritornando a quello che volevo dire prima, ho perso un po' il filo del discorso, è che in effetti poi, chissà, piano piano, io vedo in questo momento che ci sono musicisti molto bravi. Secondo me il genere è un po' sbagliato per il grande successo, non è che è sbagliato, non c'è niente di sbagliato il genere. Molti musicisti sono jazz, suonano jazz qui, e credo che è ancora più difficile sfondare con questo genere. Musica eccezionale, tra l'altro, erudito oggi, ma comunque c'è un humus che sta venendo fuori. Fratello Fulco, Umberto Napolitano, che è già grande, però fa scuola. E tanti altri musicisti, non vorrei offendere nessuno. No, anche noi nella nostra elencazione abbiamo fatto chiaro che non era esaustiva, ce ne sono tantissimi altri poi sul territorio. Io ho parlato di questi perché li conosco meglio, sono nella zona, qualcuno è venuto a scuola da me quando era bambino e quindi con grande piacere. Egidio, faccio un'altra domanda a te, una questione di genere. Sì, mi poi... permetti, certo. Cioè, più che altro forse per l'esperienza sul campo posso dare un panorama diverso. Io penso che hai chiesto tu a livello di Rino Gaetano o di tanti altri artisti. Beh, io penso ci sia Dario Brunori, che ha lo studio lì a Cosenza, sta uscendo da lì con la Brunori SS, che ha fatto ottimi risultati, ha una scaletta di concerti in tutta Italia, è apprezzatissimo ed è sul filone degli urlatori, molto quello che poteva essere Rino Gaetano, e credo stia facendo grandi risultati. Questo dal punto di vista di quel filone lì, di riprendere, ecco, la classica, non lo so, il sanguigno proprio calabrese, sì, però applicato a un concetto professionistico, non semiprofessionistico, e comunque Dario fa belle cose. E tra le nostre fila c'è Daniele Sanfilippo, che poi ha il contratto con noi. Daniele è uno di quelli che ha scelto, ecco, la via, perché per il discorso con cui poi è uno dei temi della puntata, più riferito ai gruppi di ragazzi che si chiudono nei garage e cercano di venire fuori e non sanno come fare, con una musica anche loro particolare, nuova, o che non sia il classico pop, o generi come il jazz o il blues o altri generi di questo famosi, diciamo. E c'è la via del concerto, cioè portare in giro quello che può essere un disco stampato e venderlo per autofinanziarsi, ma farsi anche conoscere con i concerti. C'è chi può farlo, chi non può farlo. In quest'ottica
Daniele, per esempio, è uno di quelli che è uscito il disco, l'ho portato qui a vederlo, è uno di quelli che non fa concerti, se non uno che stiamo organizzando come festival, magari ne parleremo dopo, però è uno che senza fare concerti, ma con un saggio utilizzo delle tecnologie come internet, come soprattutto come piattaforme su MySpace o altre di questo tipo, è riuscito tramite anche il download digitale, che è un servizio che noi facciamo, penso siamo solo in due a fare la distribuzione digitale a livello mondiale su oltre 300 negozi, è riuscito ad arrivare primo in classifica con il video su MySpace per 3 mesi, è riuscito ad arrivare a un certo tipo di risultati anche dal punto di vista dell'interesse internazionale, è stato sull'home page di Nokia Music Store. Quindi, Egidio, quindi, come a dire, insomma, ci sono nuove tecnologie, sono nuovi canali, bisognerebbe cominciare a sfruttarli di più. Esatto, quello di cui parlavo prima, l'informazione è tutto. Il gruppo non può solamente rimanere al garage piangendosi addosso perché l'Italia è un paese in cui non ci sono possibilità. Questo indubbiamente è vero, siamo l'unico paese europeo a non intendere il musicista come una professione. Perché diciamoci anche questo, in altri paesi come la Francia, come la Svezia, c'è il sussidio per il musicista che non suona, purché sia attestato il fatto che abbia dei titoli, come può essere il laureato, come può essere un qualunque lavoratore. C'è questa possibilità, ci sono dei fondi, ci sono delle strutture. Qui in Italia è quasi come essere degli scansafatiche voler fare il musicista, non c'è nessun tipo di supporto. E allora se lo Stato non ti aiuta ma ti denigra, ti limita, e in più il panorama musicale stesso, che è indipendente dallo Stato, si chiude su uno standard che può essere la cantante del talent show, non dando possibilità a nessuno. Io ho conosciuto una trentina di gruppi in Calabria che si muovono in tutta Italia, e posso citare una serie di nomi infinita che fanno musica interessantissima e hanno recensioni su tutti i giornali, su Rolling Stone, che è una rivista nazionale, per non dire internazionale, che nonostante tutto non hanno risonanza qui, ce l'hanno all'estero. E questa è una cosa gravissima, che purtroppo però è reale. Allora, l'unico modo, quando lo Stato non ti aiuta e lo stesso panorama musicale non ti aiuta, e la televisione, i mezzi di informazione non ti aiutano, è andare oltre, cioè informarsi il più possibile su come fare. Allora, quello che ha fatto Daniele è stato informarsi su internet, gestire tutte le piattaforme che ci sono, fare un video professionale realizzato da noi internamente a Suoneria Mediterranea, promuoverlo su MySpace, avere dei risultati, promuovere il disco tramite il download digitale e avere dei risultati, avere contatti da tutte le parti d'Italia come collaborazioni e anche fuori. Certo, abbinare questo a un'attività anche live sicuramente dà dei punti di forza che in molti, anche ad alti livelli professionistici, non hanno e non sanno sfruttare, o che sfruttano nel modo sbagliato, perché chiusi, involuti verso la sola Italia e non su su altri panorami. E questo perché il panorama estero ti dà la possibilità di andare oltre, di svilupparti, di crescere. L'Italia invece è un paese in cui ti dà una sola possibilità a scadenza limitata, e per cui non c'è l'interesse nell'investimento se non in quello stesso momento in cui ti presentano, che è lo stesso che poi ti viene tolto per essere dato all'altro nella successiva edizione o dopo che è passato un anno, eccetera. Di tutti quelli che vanno a un talent, uno o due hanno continuato a fare dischi, e sempre comunque proiettati in quest'ottica. La canzone con la sua struttura, il video nello stesso modo e tutta questa serie di cose. Fabrizio, dunque la possibilità, come diceva anche Gidio Amendola, di sfruttare le nuove tecnologie e i nuovi canali, ma volevo chiederti se anche dal tuo punto di vista si risente anche la mancata vicinanza ad un centro, un grande centro per la promozione poi della musica. Penso ad esempio a Cosenza, siamo piuttosto distanti, come siamo distanti poi da Salerno, Napoli, per non dire altre città. Questo secondo te influisce? Beh, un pochino sì, anche se poi alla fine non è che siamo molto distanti da Cosenza, e che forse proprio a Cosenza non c'è qualcosa che ci aiuta un pochino, diciamo, a parte un po' qualche locale, qualcuno con la mentalità giusta, anche stesso un po' di cultura, persone che ti vengono a sentire, che gradiscono e capiscono quello che tu stai facendo, specie per quanto mi riguarda, che noi proponiamo sempre delle cose diverse. Sì, però come diceva lui, giustamente, cioè noi per fortuna c'è internet che un pochino ci aiuta,
e dobbiamo sfruttarlo sempre di più. Gli ultimi minuti di questa prima parte, volevo approfittare della presenza di Enzo Gabriele per una domanda secca. Rispetto agli anni 60-70, agli anni di oggi, tu sei ancora rimasto molto vicino a chi fa musica, tu stesso continui a fare musica, che cosa è cambiato sostanzialmente? Ma sostanzialmente purtroppo poco, perché oggi ci sono altri mezzi e altre possibilità. È vero che bisognerebbe fare, noi ci rivolgiamo sempre allo Stato, l'Italia, come se non, comunque non fossimo noi, cioè siamo sempre noi l'Italia, siamo noi che facciamo l'Italia, siamo noi che facciamo musica, siamo noi che dobbiamo abituarci a buttarci anche nella mischia. Diciamo che siamo anche un po' così, un po' troppo mammoni, noi ci spostiamo difficilmente, difficilmente siamo avvezzi al sacrificio, perché suonare, l'artista in genere fa grossissimi sacrifici. Credo non sia cambiato niente dal punto di vista che mi chiedevi tu, e questo è un male, perché i mezzi oggi sono, diciamo, tanti, anche i mezzi di comunicazione. Forse i comuni dovrebbero mettere a disposizione qualcosa di più e uno sguardo, diciamo, più benevolo nei confronti della cultura in generale. Avremo modo di approfondire proprio quanto diceva poc'anzi Enzo Gabriele nella nostra seconda parte, dove affronteremo quelle che sono un po', diciamo così, le difficoltà, le criticità di chi vuole fare musica in questo territorio. Per il momento ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi ancora con La Finestra sul Territorio. Di nuovo in studio con questa 20ª puntata della Finestra sul Territorio, l'abbiamo voluta incentrare sulla scena musicale del Tirreno Cosentino. Adesso ci occuperemo di quelli che possono essere i problemi di chi si accosta al mondo della musica nei comuni del nostro territorio. Anche in questo caso, prima di intervenire con i nostri ospiti su queste questioni, una scheda realizzata dalla nostra redazione. Musica che passione, soprattutto in età adolescenziale, quando la voglia di protagonismo, il semplice bisogno di mettersi in gioco o la capacità di ascoltare con maggior estro le proprie emozioni porta più facilmente ad avvicinarsi ad uno strumento. Ma spesso e volentieri la passione della musica costa, soprattutto se si vuole intraprendere con serietà. E noi abbiamo provato a fare un po' di calcoli. Per una chitarra elettrica si parte da una spesa minima di 150 euro, per un amplificatore almeno 200, per una batteria minimo 500 euro, senza contare tutte le spese di contorno, e parliamo di multieffetti e sintetizzatori, utili nel momento in cui il gioco si fa serio. Non entriamo nel merito poi sul costo degli strumenti di nicchia, quali pianoforte, violino o strumenti a fiato. Spese a volte insostenibili, ma che hanno anche un effetto pedagogico, perché è lo stesso aspirante musicista che, vista la spesa esosa, lavora per acquistare gli strumenti e comincia a sacrificarsi per ciò che all'inizio potrebbe sembrare un hobby e che poi si trasforma in passione. Dall'altra però questo stronca anche i sogni di gloria di molti adolescenti. E allora cosa accade? L'Italia è un paese che non investe in cultura, e questo non avviene da oggi, ma da sempre. Editoria e musica non sono considerate attrazioni. Pensiamo che nei paesi scandinavi per molto tempo lo Stato ha finanziato l'acquisto di strumenti musicali, di studi di registrazione, di case editrici. Il risultato? In poco meno di 10 anni le mode musicali e letterarie scandinave hanno invaso il mondo, in Italia invece è aumentata l'esterofilia. Torniamo nell'Alto Tirreno Cosentino. Nonostante la musica sia diventata aggregazione, mancano spazi e luoghi dove le band possono esibirsi. Poche le isole felici, tra queste Praia a Mare. Ma ciò che davvero manca è un laboratorio di idee, desiderio più volte paventato dai provetti musicisti che non chiedono solo i rudimenti o il saggio di fine anno davanti le proprie famiglie, ma un'educazione all'emozione musicale. Non paradisi artificiali, insomma, ma aperture all'arte e a un linguaggio ingenuo. Ed ecco allora che ogni band si chiude nella propria saletta e il risultato è la disgregazione, che non apporta nulla alla scena. Dall'altra, più maestri con un carico di esperienze sempre maggiori aiutano a far emergere nuovi talenti.
Oggi di sicuro il livello tecnico delle giovani proposte è aumentato, ma ancora un dilemma rimane senza risposta. Per molti la musica è arte, linguaggio o semplicemente spettacolo? Allora, molti gli spunti forniti dalla scheda realizzata da Martino Ciano o Fabrizio Lafauci, partendo proprio dalla difficoltà di approcciare all'acquisto di uno strumento musicale. Tu sei un batterista, uno degli strumenti, sì, che poi forse vengono a costare di più. Beh, sì, sicuramente gli strumenti è un bel costo. Tu che mi volevi chiedere però precisamente? Sì, la domanda è nel momento in cui, partiamo un attimo dai nostri giovani, nel momento in cui loro volessero approcciare alla musica, si trovano davanti insomma questa difficoltà di dover acquistare uno strumento che in alcuni casi costa tantissimo, poi con la possibilità che non sia proprio lo strumento che loro hanno scelto. Allora, che modo possono usare per approcciare in maniera, diciamo così, positiva ad uno strumento musicale? È difficile perché sicuramente per gli strumenti costano tantissimo, poi quei prezzi che si è detto lì insomma sono veramente quelli, gli strumenti base, perché una batteria decente ci vogliono 5.000 euro, per parlare di un basso, un amplificatore, penso insomma giù di lì. Vabbè, io ad esempio la mia prima batteria, mio padre me l'ha regalata, avevo 10 anni, è una batteria che insomma nel 75 costò, mi sembra, intorno alle 200.000 lire, una cosa del genere. E allora c'erano insomma strumenti che per fortuna prendevi e acquistavi, diciamo, pochi soldi, comunque già erano degli ottimi strumenti. La fregatura adesso è che molte volte trovi a poco prezzo, diciamo, uno strumento che a lungo andare non ti serve proprio a niente. Mm-hmm. Cioè uno di quei campi in cui tanto paghi, tanto hai, insomma. Sì, sempre commisurato. Però c'è anche un discorso che sollevava anche Martino Ciano nella sua scheda, è che vengono sempre di più a mancare i posti in cui si può fare, diciamo così, un avviamento musicale, come ad esempio un centro di aggregazione musicale, qui a Praia ce n'è uno, ma ci sembra che poi nel territorio ci siano pochissime esperienze del genere. Sì, infatti io da poco, poi che sono tornato qui, diciamo, in Calabria, sto cercando di, visto che ci sono veramente tantissimi musicisti bravi, riuscire a creare, non so se ci riusciremo mai, un'accademia proprio musicale dove avvicinare tutti, ma proprio tutti i musicisti che stanno su questa costa qui. Noi ci stiamo provando un pochettino con alcuni di questi musicisti, abbiamo provato a creare dei seminari, insomma, che quello dovrebbero avvicinare piano piano, vediamo, un input. Infatti qui c'ho anche una locandina dietro, non so se ne possiamo parlare. Sì, certo, prego. Questo qui è un seminario che noi faremo, ci sarà il 4, 5, 6 luglio alla Bruca, poi è una bellissima location, poi il gestore è veramente una persona stupenda, e insomma qui stiamo avvicinando un pochettino un po' tutti i corsi, sia di batteria, di voce, c'è anche la Rosa Martirano, insomma. Non c'è Umberto Napolitano, che io, vabbè, con lui ho fatto due dischi, i primi due dischi di EOS li abbiamo fatti insieme. Però questo, diciamo, può essere un inizio, può essere un modo per creare, ecco, come dire, un po' di attenzione, va, ecco, insomma. Lo chiediamo anche a Enzo Gabriele, qual è il modo migliore per approcciare a uno strumento musicale per un giovane che si vuole affacciare in questo mondo? Guarda, io sono il più vecchio e passo sempre per il bacchettone. Però una chitarra classica si può comprare anche con 100 euro. E va bene fino al quarto, quinto anno, di sicuro, perché mio figlio ha imparato con una chitarra che costava pochissimo. Alcuni cellulari costano 500, 600, 700 euro. Io ho visto ragazzini con cellulari da 300 euro. Cioè, voglio dire, è una questione anche di scelta. Io ho insegnato per tanto tempo e spesso vedevo anche... Io sto parlando di bambini, perché è da lì che poi... insomma le cose nascono, quando sono piccole. Ho visto spessissimo genitori che mi portavano i figli per, voglio dire, per togliersi davanti le scatole per un'ora. Non perché veramente avevano il gran piacere di farli applicare in una, voglio dire, in una disciplina come un'altra all'inizio, perché la musica all'inizio può essere una disciplina che va bene, aiuta per formare il carattere, per la matematica, aiuta a tutto.
cioè serve per tutto. Spesso non è così, non è la questione che una chitarra si può comprare con 100 euro, c'ha ragione lui quando dice quelli non so prezzi, ma lui si riferisce a strumenti per professionisti. Chiaro certo. Che una chitarra discreta, elettrica, costa 1.500 euro, che una batteria costa 5.000 euro, che un amplificatore, se vuoi buono, costa 3.000 euro. Ma non necessariamente bisogna iniziare così, si può iniziare con una chitarra da 100 euro. Alcuni miei nipoti ne hanno una che costa 75, eppure vanno da 3 anni a scuola e imparano. Mio figlio ha imparato con una chitarra da 100 euro. E ha imparato bene. La questione è che bisogna, come dire, la società, la famiglia, tutti devono contribuire a incanalare, a quando si compra una PlayStation si dice perché non ti compri una chitarra? Perché magari il bambino è interessato. Certo, non è che compri la chitarra e c'è un talento a casa, probabilmente fra tanti esce fuori un talento ogni tanto, ma è così, è sempre stato. Ma naturalmente se si sceglie di comprare chitarre o comprare batterie o comprare sassofono, per non dire violini, sicuramente è meglio che comprare tante PlayStation e tanti cellulari. Il tutto però è anche legato a una questione di luoghi, di spazi dove poi far avvicinare, diciamo così, rimaniamo sui più giovani, alla musica. L'esempio di Praia a Mare è positivo, c'è un'amministrazione che mette a disposizione uno spazio e anche delle attrezzature per lo studio, però poi da un rapido giro d'orizzonte che noi abbiamo fatto sul territorio, spero che qualcuno di voi mi smentisca, sono davvero poche le esperienze come quella che è stata fatta a Praia a Mare. Allora si può dire che in linea un po' con quello che succede sul piano nazionale c'è una politica, ci sono delle amministrazioni che non vogliono investire oppure non possono investire in spazi musicali? No, non possono non è vero, perché spesso sprecano un sacco di soldi. Comune di Praia a Mare è un bel esempio, bisogna dire la verità, un bel esempio. Andrebbe approfondito meglio, secondo me, molto meglio, perché non basta semplicemente dire ci abbiamo un luogo, un posto dove vieni e impari a suonare uno strumento. A parte ci vogliono più maestri, secondo me, anche più preparati per insegnare a ragazzini, perché il ragazzino va, l'insegnamento del ragazzino è un po' particolare, perché non lo devi annoiare, non lo devi appesantire, ma lo devi fare entusiasmare. Cioè, questo non è insegnare come insegnare uno grande, che l'ha deciso, io vengo e imparo e mi sacrifico e bene. Il ragazzino è disposto anche al sacrificio, ma se è fatto con gran piacere, si è stimolato moltissimo. Come Praia a Mare è un bel esempio, Tortora lo era per esempio moltissimi anni fa, non so adesso perché non lo facciano, però Tortora è stato un bel esempio, bisogna dire, in tutta quanta la zona. Adesso lo è Praia, speriamo che questo di Praia lo incrementino un po' di più, questa non so se è un centro di aggregazione, ma secondo me andrebbe più specializzato, dovrebbe essere proprio settore proprio musica specializzato un po' di più. Dal tuo punto di vista, Egidio, c'è questa carenza di luoghi dove avvicinarsi alla musica? E poi possiamo anche aprire un'altra parentesi, c'è anche forse una mancanza di luoghi dove farla sentire la musica, dove esibirsi? Ma io, scusate se faccio un discorso un po' più personale, cioè non personale in quanto me, personale in quanto interiore. Il problema è, l'hai fatto una domanda bellissima prima, su qual è la differenza fra gli anni 60 e oggi. La differenza è la speranza. Oggi non c'è nel musicista o in chi si approccia alla musica la stessa speranza di carriera, di visibilità che c'era all'epoca. All'epoca era tutto un fermento, ricordo le ombre, c'erano delle case discografiche che producevano Mina da una parte, Celentano dall'altra, ma c'era chi, non ricordo se era la BMG o comunque che RCA. L'RCA mi pare, sì. L'RCA che propose le orme come la PFM, come tante altre realtà diverse dalla musica popolare o leggera italiana, che avevano sia per tipo di sonorità sia per tipo di testi
un movimento culturale alle spalle, che per carità, per quanto riguarda, va benissimo i testi o le varie introspezioni fatte da tanti cantanti di musica leggera, però lì c'era un contesto di apertura mentale che era sperimentale. Cioè, io non ti dico le quattro parole che tu ti aspetti che io dica o che sono messe lì a tavolino per farti emozionare, io ti apro altre situazioni dove tu puoi entrare e sviluppare in te quello che diceva la scheda. Cioè, non solo laboratori dove io alla fine faccio il concerto davanti ai miei genitori, ma come faccio io a capire da dove viene la musica? La musica viene da, penso, per quanto mi riguarda da musicista, viene da una serie di esperienze che partono da dentro. Siamo in un paese che negli anni 60, 69, 68, ha lottato per l'uguaglianza e adesso si trova ingabbiato nell'uniformità. Questo perché se io ho un ragazzino che accende la televisione e, per quanto riguarda la musica, lascio stare tutto il resto, vede video musicali dove c'è la cantante che fa il balletto, o ballerini, è più un'istigazione alla danza che alla musica. Vede il programma musicale in cui ci sono i cantanti e non appare mai un musicista. Giustamente, non ci sono, qui mi riallaccio alla domanda, cioè non ci sono più che le strutture, perché se il ragazzino non si avvicina alla musica perché non sa che può suonare uno strumento e come e cosa ci può fare, automaticamente non serve che ci sia una struttura dove può imparare a farlo. Per me quello è un passo, è come quando si parla della Calabria politicamente crescita e sviluppo, che cercano lo sviluppo ma non c'è una crescita, non c'è uno sviluppo se non c'è una crescita. Allora, se noi non diamo la possibilità ai ragazzi di vedere che si fa con la musica, e questo si può fare non facendo producendo o incoraggiando una serie di iniziative sulla una musica chiusa fatta a tavolino, ma su un'apertura a quei tipi di musica, di approccio alla musica. Tante persone si avvicinano alla musica non dopo aver visto un gruppo che suona, ma dopo aver visto il gruppo in un locale che parla, cioè tutto il fermento che c'è dietro, a un festival, quello che si muove dietro. Tante persone non si avvicinano solo alla musica, ma a fare i fonici, a operare nel settore musicale, che è anche dietro un gruppo, la produzione, la preproduzione e tutte queste cose qua, cioè aprire il mondo alla musica, la grafica, i videoclip, tante di quelle cose, ma parlo prettamente dell'approccio allo strumento, che sono essenziali per la musica. La musica non è solamente il gruppo, è la cultura di tutto il movimento musicale. Vedere un gruppo che suona è già una gran cosa rispetto a vedere un cantante. Vedere un concerto che viene messo su, chi monta il palco, chi sta lì, cioè, quello è tutta musica, perché la musica è l'esperienza. Io vedo un musicista che suona, ok, fantastico. Vedo due musicisti che parlano fra di loro senza suonare, è un'apertura fantastica. Se poi, di mio, invece di chiudermi sul cellulare o chiudermi davanti alla televisione italiana o quello che è in quelle cose, non vado a cercare quelle informazioni di cui parlavo prima, che mi permettono di creare dei pensieri nuovi, quei pensieri che tu crei sono vibrazioni, ti danno quella capacità di avere delle cose. Ecco, penso che prima di arrivare alla musica bisogna avere quella cosa dentro, personale, modo di pensare, modo di vedere le cose, che deve essere comunicata, e la musica dopo è uno dei grandi modi per comunicarla. Quindi penso che vada favorita a livello comunale, a livello provinciale, a livello regionale o nazionale il sipario per i gruppi, affinché si vedano suonare, cosa sia, i seminari che diceva Fabrizio, ben vengano pubblicizzati bene, perché spesso si fanno e non lo sa nessuno. Allora, pubblicizzare le informazioni, cioè far girare le informazioni, abbiamo Facebook, che per quanto io lo odi, però ha una sua funzione da questo punto di vista. Andare ai concerti, esortare i figli, i ragazzi, a portarli ai concerti, a queste iniziative, prima di dirgli che strumento vuoi suonare. Quella è una cosa passata, come vuoi andare a danza, vuoi giocare a scacchi, vuoi fare questo. Fatele vedere, fatelo partecipare il ragazzo alle varie cose, non fatelo scegliere su una serie di cartelloni messi lì e quello non sa neanche di che parla. Perché così noi lo andiamo a inculcargli quelle situazioni che lui a cui non si appassionerà mai. Cambierà 50 strumenti, cambierà 50 attività, perché non è mai una scelta sua dettata da questo. Alimentiamo la mente, come diceva una canzone degli anni di Jefferson Airplane, cioè alimentiamo la mente dei ragazzi e poi loro si nutriranno di quello che gli piace. Enzo Gabriele forse voleva aggiungere qualcosa. Ha fatto un po', devo dire, un po' tenerezza, scusa, quando hai detto, parlavi della situazione locale, no? Che
mi è venuta in mente una cosa, perché quando suonavamo noi abbiamo suonato, diciamo, da spalla a gruppi grandi italiani, Chepp 84, Profeti, un sacco di gente, ho fatto tournée con Reitano, ma noi suonavamo poco qua, sai che qua, a Tortora Praia, noi suonavamo pochissimo, noi non ci chiamavano in una festa di piazza, perché noi suonavamo rock, suonavamo pop, suonavamo musica estera, e poi nessuno è profeta in patria, ricordo, è sempre stato così purtroppo. Guarda, io mi è rimasto impresso, ma non in patria la Calabria, in patria Italia, sai perché? Nel 70 sono andato a sentire un concerto dei Deep Purple a Roma. Sai chi era il gruppo di spalla? La PFM. Io quando ho sentito prima la PFM ho detto, ma questo è un grande gruppo. Certo, poi quando sei andato ai Deep Purple la personalità, il carisma, il tipo di musica, con un'amplificazione micidiale, hanno sovrastati. Ma non è che la PFM ha qualcosa da invidiare ai musicisti della PFM, ai musicisti dei Deep Purple. Sicuramente niente. I Deep Purple venivano da fuori, a parte il successo mondiale, voglio dire, ma certo. Anche la PFM. Noi qua non ci chiamava nessuno, qualche matrimonio, ma noi non volevamo suonare, noi facevamo i concerti, noi abbiamo fatto concerti. Difficile che un gruppo calabrese va a suonare a Piper nel 1970, noi abbiamo suonato a Piper, cioè voglio dire, a quell'epoca era un risultato, ma qua non lo sapeva quasi nessuno. Da un lato è anche... è così, allora siamo noi che dobbiamo, tra di noi stessi, cioè compiacerci quando spingere, incitare, invogliare i ragazzini. Siamo noi stessi che ci dobbiamo, voglio dire, autopromuovere, perché se no... Da un lato quindi si potrebbe anche dire che sarebbe anche limitante se si suonasse appartenendo a un territorio sempre e solo nel proprio territorio, è giusto andare in giro, Fabrizio? Bisogna uscire. Sì, assolutamente. Perché bisogna verificare. Confrontarsi nei vari territori. Io poi per fortuna da 30 anni insomma che giro l'Italia, non solo... E ho avuto opportunità di confrontarmi con grandi artisti, poi a parte ho suonato anche grandi musicisti, a parte Califano, La Casale o Britti, però anche musicisti americani, insomma, tra jazzisti o bluesman, insomma. E quello secondo me è fondamentale, però è molto vero questa cosa che non si è profeti in patria. Profeti in patria, quello... non si viene però apprezzati. E di contro, mentre si dovrebbe spingere, aggiungo io, i nostri musicisti ad andare in giro, bisognerebbe fornire comunque un'accoglienza a quelli che vengono da fuori in termini, esatto, di strutture e di luoghi. Esatto, e purtroppo quelle mancano. Cioè, a parte i pub, non riesco a identificare altri posti poi dove sul territorio si può andare a sentire un po' di musica dal vivo. No, purtroppo no. Mo io da quando sto qui sto cercando di coinvolgere un paio di agriturismi che sono delle strutture molto grosse. Mm-hmm. Per creare anche un piccolo angoletto invernale, un grande angolo invece estivo, per poter creare questo scambio con altri musicisti pugliesi o siciliani che spesso insomma ci accolgono e ci fanno suonare, e dice ok, adesso ricambiamo, e non c'ho un posto dove farlo. Difficile trovare veramente... anche chi creda in un progetto del genere. Sì, ma poi c'è qualcuno magari che ci crede un po', però... non è magari musicista o forse vede un altro aspetto, che ne so, cioè se tu fai un locale devi fare il palco e poi il locale attorno. Molte volte uno invece, ok, c'ho un bar, c'ho il bancone, in quell'angoletto fate musica, né un faretto, dice perché che serve il faretto? Invece no, perché lo spettacolo è importante, insomma, performance, chiudersi, riuscire a comunicare, a dire qualcosa, è tutto lì, basta... una lamparina, un tappeto a terra e già lì è spettacolo. E qui ci vuole questa mentalità. Che purtroppo ancora non attecchisce sul territorio. Non c'è, qualcuno ci prova, però poi alla fine non si perde d'animo dopo 2 o 3 mesi, proprio molla di brutto, veramente. Io ho lanciato questo discorso per aprirne uno un po' più ampio. Adesso ormai siamo in piena estate, parlavamo di accoglienza e anche di
creare luoghi per l'esibizione dal vivo di gruppi piccoli, grandi, famosi che siano. Allora apriamo una parentesi su quella che è la programmazione degli spettacoli estivi, perché a mio giudizio il territorio esprime anche situazioni di assoluto prestigio, come appunto il Peperoncino Jazz Festival, che poi gira tutta la Calabria, non solo sul territorio. Poi però ci si rende conto che spesso, non so qual è il tuo punto di vista Fabrizio, ci si affida per stilare questi programmi estivi a persone che poi forse non sono poi tanto, diciamo così, del mestiere. Tu che impressione hai? Ma c'è, per fortuna, con il Peperoncino c'è la persona di Sergio Gimigliano, che è colui che in un certo modo l'ha creato, che è una persona molto competente, uno che ascolta molta musica, anche lui musicista, ha girato tantissimo il mondo, insomma, per questo. E lui, devo dire che, insomma, infatti lui era partito a fare su questa costa, poi alla fine si è dovuto per forza spostare, questo Peperoncino è diventato itinerante, perché ha trovato in altri comuni persone che rispondono, un po' con soldi, ma un po' anche con proprio la voglia, la cosa di mettere le sedie. Mettere a disposizione proprio le strutture. Di creare quel piccolo angolo, anche se in un piccolo borgo, una cosa, ma ricreare quello che serve per la musica. Non... Enzo Gabriele, su questo aspetto qua, i nostri assessori allo spettacolo, al turismo, non sempre, forse anche per la limitatezza dei budget, diciamole. È inutile nasconderselo. Io sai che sono uno molto schietto in queste cose, mi è per questo che ti ho sempre chiamato in modo molto chiaro. In causa. Purtroppo qua c'è la pessima abitudine. Chi viene eletto assessore, che ne so, allo sport, e poi ci abbinano magari il spettacolo e tutto quanto. Solitamente come se fosse una cosa proprio, diciamo, sì. Sport è pure spettacolo, è musica, poi c'è anche il turismo dentro. E in genere è un incompetente, ma per carità, questo non vuole essere un'offesa. Nessuno si offende, insomma. Non è un'offesa, è un incompetente. Dovrebbe avere solamente, voglio dire, il criterio giusto di chiamare uno addetto che capisce un po' di spettacolo e di musica. E dici, me la dai gratis una consulenza, così da migliorare, perché spesso vediamo anche artisti in zona ben pagati, che cioè, praticamente i nostri artisti, i nostri musicisti non hanno niente da invidiare, insomma, praticamente sono anche molto molto più preparati, molto più bravi, e spesso non suonano qua, bisogna anche dire questo. È vero, non facciamo suonare sempre i nostri artisti, poi alla fine sempre forse. No, ma mai neanche, cioè ogni tanto farli suonare, incentivarli, e soprattutto a chi praticamente ha i cordoni della borsa, gli vorrei dire proprio questo. Fatevi consigliare da chi ne sa un po' più di voi, non perché voi siete ignoranti, ci mancherebbe altro, perché voi fate un altro mestiere, e ci sono quelli invece che fanno musica, spettacolo, e sono più bravi, più preparati. La consulenza gliela danno sicuramente gratuitamente, ma dei cattorta, la praia. Magari a San Nicola Cesare sono stati bravi, hanno avuto un musicista per assessore allo sport e spettacolo, molto, certo. Molto intelligentemente. Ma lo dico a tutti i paesi dell'Alto Tirreno Cosentino, cioè gli assessori addetti che possono, dispongono di budget, si rivolgessero a chi nella zona fa spettacolo, senza magari compenso, glielo danno lo stesso la consulenza, per il bene, voglio dire, della zona. Del territorio. Sì. Egidio, il tuo punto di vista sulla predisposizione degli spettacoli estivi, grandi e piccoli eventi, ma anche sugli spazi che forse non ci sono per le esibizioni live? Ma l'estate, diciamo che facilita tutto. Facilita tutto perché si rendono accessibili quei siti, spesso i lidi o le strutture estive che d'inverno sono bloccate, spesso perché è all'aperto, quindi il tempo la dice anche lunga. Si favoriscono le piazze, ma purtroppo io torno giusto per fare un appunto su quello che diceva Fabrizio, giustamente c'è una mancanza, ecco, di immolazione verso la musica, che sia il faretto per fare l'atmosfera, c'è chi come Pink Floyd ci ha fatto una carriera sulle luci,
Ci credono, io personalmente da musicista ho girato tanti locali in cui ci credevano, ma purtroppo non c'è quella missione che è pura, che è solo per il musicista, cioè giustamente il gestore del locale ti dà la prima, la seconda, la terza, quando vede che la gente non risponde per questioni economiche, di rientro, eccetera, ecco, lì non diventa più una questione di missione pura per la musica, ma rientra un 50 e 50 fra il ritorno economico e la musica e quindi si ha un inevitabile crollo. Questo non dipende né dal gestore che ci mette la buona volontà, né dal musicista che sta lì e suona, ma dalla gente che risponde o meno. Qui si apre una faida culturale sul perché la gente non va. Io ho visto locali che c'è una data dove 50 locali fanno suonare gruppi tutti lo stesso giorno e poi due mesi non succede niente. O altre volte che c'è un gruppo che suona e il locale è deserto. Ecco, cioè manca proprio. Non ci si coordina, insomma. Esatto, ci sono tante difficoltà, non è solo il gestore, il comune, per quanto sono cose sacrosante, io quello che diceva Enzo lo sottoscrivo appieno. Però ecco, il punto di vista è prettamente da musicista. Io magari, ecco, organizzando eventi con suoneria e con altre situazioni, cerchiamo di cavarcela, cioè quindi dobbiamo non solo fare le critiche o tenercele per noi, però cercare una via diversa, come può essere quello di cui abbiamo parlato prima, internet per limitare le barriere. E quindi diciamo che proporsi in un certo modo e aggregarsi quando già uno si presenta come un gruppo che vuole suonare, capito? Cosa fai, come ti muovi, quando ti presenti con un festival di più gruppi, allora già cominci ad avere una credibilità diversa. Ci sono degli sponsor, non ci sono, è tutta una questione complicata, però penso che questa cosa che sembra difficilissima per i problematiche che diceva Fabrizio, ecco, quando la si vuole fare, perché è parte della musica, crea anche quell'aggregazione fra i vari gruppi, fra chi li organizza o meno, con tanti sacrifici e non si vedono, che danno quella credibilità in più che favorisce lo svolgimento, l'organizzazione e il successo anche di tanti festival, come abbiamo il San Giuseppe Rock che si fa a Cosenza, abbiamo diversi festival a Paola, l'anno scorso si è fatta la festa della birra con tutti i gruppi provenienti anche da fuori, gli Adels Puro Malto e tanta altra gente di Cosenza, dintorni, la costa. Noi come suoneria organizziamo ogni anno il Rock Festival a Fuscaldo quest'anno. Ne approfitto, ti interrompo solo un attimo, Egidio, apriamo, diciamo così, una parentesi promozionale con i nostri ospiti. Mi farebbe piacere che tu ci annunciassi i tuoi progetti, quelli personali, quelli legati a suoneria mediterranea, che cosa c'è nell'immediato? Beh, quello che stavo appunto dicendo, sì. Praticamente noi ogni anno facciamo il festival Rock Live, che l'anno scorso è stato fatto a Carlopoli, in una cornice fantastica, l'abbazia illuminata di notte, è stato un gran successo, un sacco di pubblico, e ne abbiamo fatto un'altra edizione a Fuscaldo. Quest'anno la riproponiamo a Fuscaldo proprio per sottolineare quel carattere di appartenenza territoriale, siccome la sede è nostro, il cuore della suoneria, dove sono gli studi, è a Fuscaldo. Lo stiamo organizzando al campo sportivo, in modo da creare proprio quello di cui si parlava prima, quella sorta di aggregazione, che essendo un festival parte il pomeriggio dalle 6 fino alla sera tardi che suoneranno i gruppi, e c'è la possibilità lì stesso di parlare, ci sono dei banchetti informativi per quanto riguarda noi come suoneria, per quanto riguarda i CD, e noi è un festival in cui tutte le produzioni che abbiamo fatto durante l'anno vengono a essere presentate in termini di prodotti reali e dei musicisti che possono suonare e dare, ecco, il proprio contributo sia alla fattività del festival in sé, sia alla promozione dei prodotti. Quindi diciamo che non c'è solo l'ottica di fare uscire il disco, c'è un'ottica di promuovere l'artista in tutti i sensi, quindi dalla registrazione del disco, alla grafica, al videoclip, alla stampa del disco, alla promozione, fino al concerto, per chiudere il cerchio. Questo perché il concerto, siccome viene fatto insieme ad altri gruppi, che dura tutta una giornata, non una sera o un paio d'ore, è in mezzo alla gente, è una questione come un campo sportivo, quindi con tanti altri stand e situazioni, permettono all'artista non solo di confrontarsi con altri, ma col pubblico, e il pubblico di confrontarsi con l'artista, per fare un'esperienza che racchiude un po' tutto il senso delle discussioni fatte finora. Fabrizio Lafauci. Posso solamente aggiungere che ci saranno anche una diffusione radio e delle riprese, anche per diffondere poi
come la vostra iniziativa per cui oggi siamo qua e per cui vi ringraziamo, di ecco, arrivare a ogni sorta di possibilità, anche territoriale, come siete voi, siete una realtà seria, con cui collaboriamo e speriamo di collaborare, per portare questo messaggio di conoscenza innanzitutto, di queste possibilità, di queste informazioni, al più ampio target possibile. Fabrizio La Fauci, i tuoi prossimi progetti, dove possiamo venire a sentirti suonare? Ma dunque, non so bene se qui sulla costa, comunque qualcosina sì, sicuramente con il Masentango al Peperoncino avremo un paio di date. Poi io mi sa che con il contrabbassista Sasa Calabrese suoneremo anche con un americano che viene qui, però ancora non mi è stato comunicato il nome. Poi c'è un po' di promozione anche con Rosa Martirano, che abbiamo fatto un disco, sicuramente faremo qualche data, poi noi ci muoviamo con Ruggero Pegna, che insomma è un promoter di Lamezia, però lui si muove anche qui sulla costa. Quindi ci sarà la possibilità, insomma, sì, di incrociarti no. in qualche una anche delle qualche serate. Qualche pub, magari in qualche Lido. E per chiudere, Enzo Gabriele, ha suscitato molto, molto seguito il ritorno, diciamo così, delle tarme su un palco dopo tanti anni, e c'è già chi ha chiesto, diciamo così, un bis, cioè la possibilità di risentirvi da qui a breve. Sì, come sai, noi ormai suoniamo solo per puro divertimento. Devo dire che è stato soddisfacente il concerto del 2 giugno, è stato veramente bello, soddisfacente. Credo, so che il sindaco di Torto ha chiesto un'altra data. Perché uno dei vostri fan. Il vice sindaco di Praia ha chiesto una data a luglio. Sicuramente faremo una data a luglio a Praia, compatibilmente. La data non la conosco perché la dobbiamo rendere compatibile con gli impegni. Tu sai che il tastierista viveva a Londra, certo. Il cantante a Cosenza. Sono tutti sparpagliati, insomma. In giro e noi abbiamo molte difficoltà a metterci insieme e anche perché comunque il concerto lo prepariamo in una maniera scrupolosissima, pur essendo puramente dilettanti, ci piace farlo proprio bene, bene. Credo faremo una data a luglio a Praia e una a Tortora. Bene, allora io ne approfitto per cominciare il giro dei saluti e di ringraziamento per i nostri ospiti per essere intervenuti. Grazie a Enzo Gabriele, grazie a Fabrizio La Fauci, grazie mille a te. E grazie a Egidio Amendola. Grazie. Prima di chiudere, altri ringraziamenti per mettere in piedi questa puntata. Ci siamo avvalsi della consulenza di alcuni musicisti amici. Su tutti ringrazio Pasqualino e Andrea Fulco, Leon Pantarei e Luigi Dei Calamo. Prima di chiudere vi ricordo che per interagire con la nostra trasmissione, come sempre, potete scrivere all'indirizzo redazione@rete3.tv o telefonare allo 0985 806 004 oppure intervenire sulla nostra pagina Facebook. Sono sempre molto apprezzati e molto utili i vostri suggerimenti. Per questa sera è tutto, la Finestra sul Territorio torna venerdì prossimo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.